Sì, a tutti ragazzi e bentornati su Bioshock Infinite. Dobbiamo continuare a dirigerci là verso la torre che protegge l'agnello dal falso pastore, quindi l'agnello probabilmente è la ragazza e il falso pastore siamo noi. Comunque non importa, dobbiamo andare là, in poche parole. Ma prima scopriamo ancora qualcosa in più su Columbia grazie a questo film cinetoscopio, tra l'altro della Fink Production. Pericolo su tutti i fronti. Dobbiamo sempre essere allerta contro la piaga dei Vox. Ah, questo è un Vox. State allerta per Columbia. Fine. Vabbè. Vabbè. Turista in città. Ok. Continuiamo a esplorare, ma senza prendercela troppo comoda perché abbiamo una ragazza da salvare, abbiamo una missione. E quindi dobbiamo adempiere al nostro compito. È la nostra ultima occasione per la redenzione, ragazzi. È la nostra ultima occasione per la redenzione. Ok, comunque a quanto pare vedete tutti i palazzi sembrano essere sospesi, cioè sono sospesi grazie a questi aerostati, come dei palloncini alla fine, sono sospesi su dei palloncini giganti. C'è un cavallo meccanico, tutta roba normale, tutto regolare, tutto regolare. E niente. Ah, ok, vediamo se ci ha lasciato delle munizioni. Sì. Qua avevo visto tutto. Sì, direi di sì. Di qua, se non sbaglio, dovremmo tornare in casa dei tipi, sì, dalla tipografia. Chissà se sono morti. Boh, magari da qualche parte ci sono i loro corpi, ora non ho voglia di esplorare. E attenzione! Quest'occhio. Audemus patria nostra defendere. Ragazzi, quest'occhio, vedete anche qui il level design, quest'occhio era lo stesso che era raffigurato sul baule di cui nella nostra missione opzionale dobbiamo trovare la chiave. Quindi è molto probabile che la troveremo qua. Intanto è scesa la nebbia. Comstock combatte il serpente delle nazioni. Ok, confraternita dei corvi. Eh sì, probabilmente si tratta proprio della loggia di cui parlava il tipo nel voxafono. La confraternita dei corvi. Qualcosa mi dice che non è la classica confraternita universitaria teta gamma delta piena di tipe nude ubriache, giocatori di football strafatti. Eh no, direi di no. L'ordine del corvo. Ok. Questi presumo siano i fondatori dell'ordine. Piuttosto inquietante. John Wilkes Booth. Tra l'altro è pieno di cacca di corvo. Beh, che schifo. Oh. Tu sei buono o cattivo? Voi siete buoni o cattivi? Cattivi, eh? Ok. No, così per sapere, eh? Pessima mira, ok. Ok. Che questi tizi mi hanno aggredito. Vabbè, adesso vediamo un attimino bene
Di che si tratta? Tanto c'è questo banchetto tutto marcio, pieno di mosche. Ah, questo è un quadro che raffigura, credo, l'assassino di Lincoln. Penso che si tratti dell'attentato a Lincoln. E Lincoln viene rappresentato come il demonio, peraltro. Quindi questi di... E invece l'assassino ha l'aureola. Quindi probabilmente questo culto si fonda sull'idolatria dell'assassino di Lincoln, mi viene da pensare. Non lo so, si può veramente speculare un sacco su BioShock Infinite. Sono tanti segreti, tante sottotrame, oltre a quella principale. Che schifo. Eh già, anche qui Lincoln viene rappresentato come il demonio, mentre questo individuo come un santo. Forse è Washington? Non riesco a capire. A parte che devo dirvi la verità, io di storia americana ne so veramente ben poco. Cioè, quello che so è grazie ad Assassin's Creed 3, quindi potete capire. E quando l'angelo Columbia diede ai fondatori gli strumenti per costruire il nuovo Eden, lo fecero senza esitazione. Per 85 anni prepararono la via del Signore. Ma quando venne il grande apostata, portò con sé la guerra e i campi dell'Eden si impregnarono del sangue di fratelli. L'unica emancipazione che aveva da offrire era la morte. D'accordo. Qua non c'è niente, no? Quella è la Madonna, che E quadro. così il profeta ci condusse a Pechino, dove dimostrammo alla sodoma sotto di noi la vera missione che i fondatori ci avevano dato. E Raga. quando i mandarini e gli ipocriti di Washington lo tradirono, il profeta non si mise in riga, non tornò strisciando, chiedendo perdono. Come i nostri padri si separarono dal grande apostata, il profeta abbandonò quei cosiddetti patrioti. E oggi celebriamo la secessione! Ok ragazzi, sì, sembra un vero e proprio culto. Guardate anche quei cappucci, quanto ricordano quelli del Ku Klux Klan. Va bene, io penso che ci sarà da menare le mani, quindi preparerai qualche bel trappolone. Uno qua. Uno qua. E uno glielo lanciamo in testa, ragazzi. Pronti? Io non so se puntare direttamente al capoccia o qua al centro. È lui! Ok. Aspettiamo che salgano e che le trappole facciano il resto. Avete visto dove è andato? Ho esaurito tutti i sali. Ma vabbè. Avvicinatevi! Mostra spina dorsale con i Vieni. nostri! No, dovete venire. Ok, uno è finito sulla trappola, perfetto. Due, grandi. Ok. Perfetto. Vedete come in realtà usando la testa si possono sprecare veramente pochi colpi e rischiare di perdere poca vita. Buono. Si ricordano decisamente il Ku Klux Klan comunque. Ti storpio. Addirittura mi vuoi storpiare? Boom.
Merda. Ok. Ciao, bello. Bene. Sono andati. Ok. Se non c'è niente, d'accordo. Il capo però se l'è filata, eh. Era vestito in maniera diversa e non l'abbiamo riconosciuto. Ok, un'altra infusione. E continuiamo così. Aumentiamo la capacità dei cavalli. Ottimo. Siamo decisamente overpowered, per questo punto del gioco. Siamo un po' troppo forti, però. Pazienza. Da cosa esattamente ha emancipato i negri il grande emancipatore? Dal pane quotidiano, dalla nobiltà di un lavoro onesto, dai ricchi mecenati che li sostenevano dalla culla alla tomba, dai vestiti e da un alloggio. E cosa hanno fatto della propria libertà? Basta andare a Finkton per scoprirlo. Nessun animale. Ah, abbiamo... Oh, scusate. Abbiamo trovato le chiavi, comunque. E nasce libero. Eccezione fatta per l'uomo bianco. Ed è nostra responsabilità occuparci del resto del creato. Ok, ok, bene, sì, ora ho capito. In pratica ce l'avevano con Lincoln perché Lincoln difendeva la parità, difendeva i neri, in poche parole, difendeva la parità delle razze. E quindi l'assassino di Lincoln veniva giustamente visto da questa setta di fanatici come un santo che voleva solo provare a fare del bene. Comunque abbiamo trovato la chiave per il baule, quindi torniamo indietro. Apriamolo. Tra l'altro me lo stavo già dimenticando. Cavolo, sono tornati le amiche. A posto. Vabbè, quindi ecco, sì, ora ho capito perché ce l'avano così tanto con Lincoln. Sono, sì, sono un po' l'equivalente del Ku Klux Klan. Anche qui c'è un riferimento piuttosto spiccato. Bene, se non sbaglio la casa era quella lì, se credo di sì. Piuttosto lontana. Vedete come anche per le missioni opzionali a volte bisogna fare un bel po' di backtracking, tornare parecchio indietro. No, ma non è nemmeno questa, eh? Oddio. Ah sì sì, è questa. Piano di sotto però. Sì, bisogna fare parecchio backtracking, tornare indietro. Ok, blocca il baule. Perfetto. Ho trovato un'infusione anche qua. Quindi facciamocela. E niente. Torniamo alla loggia. Skyhook. Ok. E quindi, insomma, alla fine rappresenta un po' una critica a quel tipo di America puritana d'inizio anni 90 che in questa città del cielo viene assolutamente esasperato, portato all'estremo questo pensiero qua. Guardate la faccia di Comstock ovunque, anche come ornamento alle porte. Da un certo punto di vista è molto più opprimente la dittatura di Comstock rispetto a quella di Andrew Ryan, per fare un parallelismo col primo Bioshock, perché qua Andrew Ryan, ricordiamoci che aveva comunque un folto numero di oppositori, tra cui il più grande era Atlas e Fontaine, cioè Atlas / Fontaine,
ma non solo, aveva un sacco di oppositori politici. Ricordiamoci che ha dovuto addirittura istituire la pena di morte a Rapture per liberarsene. Mentre invece questo Zachary L. Comstock, questo profeta, viene idolatrato da tutta la gente di Columbia, a quanto pare. Forse gli unici che esulano sono questi Vox. Secondo molti appartenenti ai Vox Populi, ecco, ha scatenato appunto la sua terribile furia. I guai sono iniziati all'improvviso. Gonfio di rabbia e animato da cattive intenzioni, l'anarchico ha volutamente ferito diversi pacificatori di Columbia, per poi armarsi e sparare contro un gruppo di virtuosi partecipanti alla fiera. Sta parlando di noi? Al momento è ritenuto responsabile di aver causato la morte di almeno 8 colombiani timorati di Dio. È da considerarsi molto pericoloso e con intenzioni malvagie. E vi imploriamo di non sfidare la sorte affrontandolo senza l'aiuto della polizia di Columbia. E ora torniamo alla musica. Sì, credo si riferisca proprio a noi il tizio alla radio. Ok, quindi adesso siamo l'anarchico. Vabbè, ci sta. Ok. Proteggiamo la nostra razza. Sì, sì, qua sono proprio belli integralisti. Dollar bill. Sganciaci un po' di monete. Faccio un jackpot. Ok, no, siamo a posto. Tra l'altro la roba costa molto poco. Guardavo le munizioni, costano 8 dollari, calcolando che noi abbiamo già un bel bottino di 1135 monete. Non è male. Di che parla? Ah, sì, sarà roba razzista sull'eugenetica. Su chi ha il cervello migliore. Come sapete, ragazzi, in questi anni vigevano le teorie psicologiche più disgustose. Oh, passaggio segreto. Sì. Più disgustose. Chi ha visto Django si ricorderà. Oh mio Dio. Si ricorderà della famosa scena in cui DiCaprio tira fuori il teschio del suo vecchio servo nero, che era il servo anche di suo padre, e spiega come, insomma, come a quei tempi si credeva che i neri fossero inferiori, ma proprio per una questione di genetica, fossero biologicamente inferiori ai bianchi. Oh, ok, abbiamo trovato altro equipaggiamento. Ora, se non avessimo avuto i contenuti speciali del DLC, questo molto probabilmente sarebbe il primo tonico, tra virgolette, per parlare in linguaggio di Rapture, che avremmo trovato. Invece è praticamente il nono, però fa lo stesso. Pantaloni cura urgente, riduce il ritardo di ricarica scudo di un secondo, aumenta la cadenza ricarica scudo di 2x. Io lo confrontiamolo con pantaloni soldato fantasma. No, ok. Ah, ecco perché quando ho usato la trappola diventava verde e si vedeva l'arma sospesa. Io credo che fosse una sorta di bug, me ne sono stato zitto, ma in realtà è perché avevamo questo equipaggiamento che rendeva l'arma del nemico alleato fantasma. No, ok, io metterei questo, cura urgente, comunque. Quindi usiamolo. Perfetto. E continuiamo a esplorare. Voxophone. Primo zelota. Dolce madre di Columbia, perché adoriamo tre simboli in tua memoria? Adoriamo la spada, affinché possiamo vendicarti. Adoriamo il corvo, affinché possiamo ricoprire d'occhi la città. Adoriamo la bara, perché simbolizza il peso del nostro fallimento. Ma non erano la spada, la chiave e la pergamena? Quindi per questi zeloti invece sono il corvo, la bara e la spada? O la pergamena? O la chiave? Boh, una delle perché tre comunque. Voglio solo tornare dalla mia famiglia. Che succede?
merda! Eccolo il capo. Mannaggia. Una brutta fine, eh? Ok, dove sei, bastardo? Dobbiamo trovare il primo zelota, il capo dell'ordine, e farlo fuori. Ok, sì, facciamogli una trappola esplosiva. Ce l'ha suggerito il gioco, ma lui direi che è un'ottima idea. Siamo peccatori! Dove stai? Noi tutti! Dove cazzo? Ok. L'ha presa, l'ha presa, l'ha presa. Merda, merda. Eccolo. Ok, è morto, è morto. Va bene, non era poi così forte. Questo cos'è? Un nuovo tipo di Vigor? Eh già, sembrerebbe un nuovo tipo di Vigor. Corvi assassini. Che cosa infernale. Oddio. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. La trappola nido, ok ragazzi. Ora abbiamo il potere dei corvi. Premi L2 per richiamare corvi assassini che stordiscono e danneggiano i nemici. Che figata. E possiamo anche creare le trappole nido. Vabbè dai. Ah ok, ottimo, arrivano dei nemici. Stavo dicendo, vabbè dai, ve lo faccio vedere anche se consumo dei sali, però... Vai! Tanto vale. Bellissimo, eh? Ui! Che vuoi? I miei corvi non ti sono bastati? Bella. Guardate come sono tutti spolpati. Bene, bene, bene. Ok, ragazzi. Io direi che anche per questo video può essere tutto. Tanto direi... Ah, guardate che impressione, avete visto la mano? Fichissime le animazioni dei Vigor, eh? Chiaramente molto più belle dei plasmidi di Bioshock 1, perché sono passati un bel po' di anni, quindi... Ah, ok, altro equipaggiamento. Aureola bruciante. 70% di probabilità che il bersaglio corpo a corpo si incendi. La vittima subisce 300 punti danno in 4 secondi. Ecco, perché poi ci sono delle statistiche nascoste, dei numeri di danno nascosti, come nei classici giochi di ruolo. Non so ora quanto siano 300 punti danno, però immagino non siano poco. Vediamo il confronto. Ah ok, sì, mettiamoci questo, il cappello aureola bruciante. Sì, abbiamo una buona probabilità di dar fuoco al nemico. E ok. Il falso profeta, questo amico, o è un nano mulatto oppure un francese a cui manca l'occhio sinistro, non più alto di 1,45 m. Ho detto che da quella stazione arrivo a Monument Island. Penso anch'io. Ma ci arriveremo nel prossimo video a quella stazione, perché il tempo sta per scadere. Quindi niente, siamo vicinissimi a Monument Island. Io direi di salutarci qui anche per questo video. Siamo riusciti a superare indenni la loggia del Ku Klux Klan, dell'Ordine dei Corvi. E niente, ci vediamo nel prossimo video ragazzi, e Dereshui.